PlayStation Vita sta lentamente morendo e di titoli veramente grossi e in grado di attirare l'attenzione non ve n'è più nemmeno l'ombra. Non è stato sempre così, tuttavia, dato che la piccola portatile Sony ha permesso l'arrivo sul mercato di una manciata di gioconi, alcuni dei quali hanno dato vita a nuovi brand particolarmente interessanti. Gravity Rush è stato uno di questi, una produzione che faceva dei controlli touch e dei sensori di movimento il fulcro dell'esperienza di gioco, lasciando sensazioni più che positive ad ogni suo fruitore. Con il secondo capitolo, presto in arrivo su PlayStation 4, Sony ha ben pensato allora che tutti dovevano assaggiare il capolavoro diretto dalle sapienti mani di Keiichiro Toyama, già padre di Silent Hill. Un porting finalmente sensato dunque, ma Japan Studios sarà riuscito a riadattare Gravity ad una console così differente come concetto senza snaturarne l'essenza? Sebbene Gravity Rush sia stata una killer app per PlayStation Vita, vista la scarsissima distribuzione della console, non è detto che tutti conoscano il prodotto qui trattato. In Gravity Rush vestiremo i panni della giovane Cat, ragazzina allegra e caparbia sperduta tra le mura di Eskeville, una città volante dall'architettura incredibilmente complessa. La perdita della memoria della giovane protagonista getta sulla trama un alone di mistero, che starà al giocatore svelare, in un modo non troppo originale, questo è vero, ma con colpi di scena e di genio che sapranno comunque tenervi incollati alla produzione per lungo tempo. Cat ovviamente non è normale, dotata com'è di poteri sovrumani in grado di cambiare le leggi della fisica, poteri che la porteranno presto a divenire una delle abitanti più amate della città, dato che sarà l'unica in grado di respingere le recenti e sempre più frequenti invasioni dei nevi, esseri astrali misteriosi. Un gioco che parte lentamente ma che nel giro di qualche ora entra già nel vivo, mostrando doti da action RPG d'alta scuola in un turbinio di quest e combattimenti veloci e sempre divertenti da affrontare. La vera peculiarità di Gravity Rush risiede ovviamente nella possibilità di muovere il nostro alter ego liberamente nello spazio, facendolo letteralmente volare da una parte all'altra della città in maniera intuitiva. Potremmo correre sulle pareti dei palazzi, sotto i ponti a testa in giù, o più semplicemente sfruttare le nostre capacità per fluttuare leggiadre ammirando il panorama ai nostri piedi. Ci vuole pochissimo per prendere la mano con i controlli, ma anche in questa versione remastered la telecamera non è propriamente perfetta, impazzendo ogni tanto durante gli scontri più frenetici. Una modifica è quella della visuale che ci saremmo aspettati, francamente, visto che era uno dei pochi problemi della versione originale. Questa remastered risulta essere invece un mero porting che non sistema nulla delle vecchie problematiche, aggiungendo invece diversi costumi extra per Cat e sotto quest, il minimo indispensabile per l'appunto. Questa ad ogni modo è l'unica reale critica che si può porre alla remastered in questione, perché per quanto concerne stabilità e fluidità non si può veramente sollevare la benché minima polemica. Se anzi non avessimo giocato la versione precedente e se non sapessimo di avere in mano un prodotto del 2008, non avremmo nemmeno da recriminare troppo sul lato tecnico. Forse non eccessivamente curato in termini di modellazione poligonale, ma assolutamente sublime se guardiamo texture e art direction. Tutto in Gravity Rush sembra uscito da una visione del buon Hayao Miyazaki, con personaggi riusciti e carismatici e ambientazioni stravaganti e originali. Adoriamo lo stile polveroso di Eskeville, con tinte sempre molto tetre, ma che proprio per questo fanno risaltare i rossi accesi delle tempeste e degli elementi di colore sparsi qua e là per le location. Più che un videogioco sembra di vivere all'interno di un anime e persino i dialoghi sono stati sviluppati con balloon interattivi, una trovata geniale e dalla dinamicità legata al sensore di movimento posto all'interno del pad. Se c'era una cosa che infastidiva abbastanza su Gravity Rush era il dover utilizzare i controlli touch per le schivate e le scivolate, problema risolto brutalmente in questa versione con l'assegnazione dei suddetti movimenti ai rispettivi tasti. In questo modo i combattimenti contro i nevi risultano molto meno frustranti e persino alcune sfide di cui il gioco è costellato riescono a essere portate a termine con molta più facilità. Oltre alla storyline principale, Gravity Rush vi offre infatti anche una lunghissima serie di quest secondarie e fetch quest per allungare il brodo, tutt'altro che epiche ma sufficienti a portare un po' di verità nell'ecosistema di Japan Studios. Lo sviluppo del personaggio rimane invece immutato, con la necessità di raccogliere gemme preziose per sbloccare power-up, nuove mosse e velocizzare i nostri movimenti, esattamente come in qualsiasi GDR che si rispetti. Tornando a bomba sul lato tecnico invece, il gioco mantiene saldi 60 frame e soprattutto i lunghissimi caricamenti che avevano afflitto precedentemente la versione Vita ora sono scomparsi quasi del tutto. Finalmente i giocatori potranno usare la shortcut senza troppi problemi e soprattutto morire per sbaglio finendo per errore fra le nuvole non significherà più un'attesa infinita per il respawn. Una produzione imperdibile insomma per tutti i possessori di PlayStation 4, sia da rigiocare sia da approcciare per la prima volta, in attesa ovviamente del nuovo capitolo.